Ha preso il via mercoledì 21 agosto a Sassari la nuova campagna abbonamenti dell'azienda di trasporto pubblico locale per gli studenti. Per l'imminente anno scolastico 2024-2025, grazie al potenziamento dell'accordo tra ATP ed ERSU, sono previste nuove e più vantaggiose agevolazioni tariffarie per gli studenti universitari. Ce ne parla Valentina Ruiu. A Sassari è stata rinnovata e potenziata la convenzione tra l'azienda di trasporto pubblico locale e l'ERSU. Tra le novità principali si passerà dai 1.200 dello scorso anno a ben 1.500 abbonamenti annuali agevolati al prezzo simbolico di 10 euro per gli studenti con età inferiore ai 28 anni e con un ISEE inferiore ai 25.500 euro regolarmente iscritti all'Università di Sassari, al Conservatorio Canepa, all'Accademia di Belle Arti e all'Istituto di Scienze Religiose. In vista del nuovo anno scolastico e accademico 2024-2025, dunque il via da pochi giorni, prevede tariffe più vantaggiose e accessibili, la nuova campagna di abbonamenti dell'ATP per gli studenti sassaresi che si affidano ai bus per andare a lezione. Il servizio mira quindi a essere sempre più smart, inclusivo e a misura di studente, vedendo un rafforzamento nell'impegno per il diritto allo studio. Ecco, per noi queste sono azioni importanti anche per promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici, per promuovere ed educare a una mobilità sostenibile che aiuta non solo l'ambiente ma anche la viabilità della nostra città. Ecco, noi continueremo a lavorare in questa direzione affinché la mobilità pubblica, quindi il servizio di trasporto pubblico, sia la prima scelta non solo per gli studenti ma per tutti i cittadini di Sassari. La nuova campagna ATP prevede anche altre scontistiche rilevanti, sempre rivolte a chi va a scuola. Per gli studenti tra i 28 e i 36 anni, non ancora compiuti, l'abbonamento annuale ATP sarà disponibile al prezzo di 175 euro con tariffe mensili proporzionate. Inoltre, le famiglie con almeno 3 figli studenti potranno usufruire di uno sconto progressivo sull'abbonamento, con una riduzione dell'80% dal terzo figlio in poi. Gli abbonamenti possono essere acquistati online utilizzando l'applicazione di ATP Sassari, la web app, novità recentemente introdotta, oppure presso gli sportelli fisici in via Canica. Porto Cervo in festa lo scorso 28 agosto per la patrona Maria Stella Maris. Per l'occasione la Santa Messa è stata officiata dal Vescovo Emerito Monsignor Sebastiano Sanguinetti. Al termine, come da tradizione, si è svolta la processione a mare nelle acque del Golfo Interno. Vediamo. Anche quest'anno, il 28 agosto, Porto Cervo ha rinnovato la sua devozione verso la patrona Maria Santissima Stella Maris. Sotto la guida del parroco Don Giorgio Diana, la comunità si è preparata per l'occasione partecipando a diversi momenti religiosi e culturali. Le celebrazioni del 28 hanno preso avvio con la Santa Messa solenne alle 18, presieduta da Monsignor Sebastiano Sanguinetti, vescovo emerito di Tempio Ampurias. E dico ancora lunga, serena, felice e fecosa. La messa è stata concelebrata da diversi sacerdoti e animata da due cori locali, il coro parrocchiale Stella Maris e il coro sul Bubugnulu di Luras. Momenti più emozionanti è stata la tradizionale processione a mare. Il simulacro della Beata Vergine Maria Stella Maris è stato portato in processione tra le barche adornate per l'occasione, mentre un elicottero del consorzio Costa Smeralda sorvolava il corteo spargendo petali di rose. La processione ha visto la partecipazione della confraternita Stella Maris, del gruppo folk di Luras e della banda musicale. Al rientro dalla processione la serata è proseguita con una cena conviviale in piazza Stella Maris, un appuntamento organizzato con il supporto dei parrocchiani, di Smeralda Holding e dei ristoratori locali. La giornata si è conclusa con un concerto di Maria Giovanna Cherchi. E proseguiamo con le feste. Giunge alla 796esima edizione la festa Manna di Gaddura di Luogo Santo, che quest'anno celebra anche il 70esimo anniversario dell'incoronazione della Madonna della Gallura. Stefania Costa. È iniziata con la novena, la festa Manna di Gaddura che celebra Nostra Signora di Luogo Santo. 9 giorni di novena scanditi dai momenti religiosi del rosario e della messa e dal tradizionale rito popolare di Luca Raccolo di Libandieri precedono e accompagnano l'evento religioso più importante del territorio che giunge alla 796esima edizione.
Un appuntamento che quest'anno accoglie anche il 70° anniversario dell'incoronazione di Nostra Signora di Luogosanto. Era il 1954 quando la Vergine Maria di Luogosanto fu incoronata regina di Gallura. Un traguardo simbolico che racconta la storia di una devozione che ha attraversato intere generazioni. Si tratta di una ricorrenza importantissima per gli abitanti di Luogosanto e dell'intera Gallura, commenta Agostino Pirredda, sindaco di Luogosanto. L'incoronazione rappresenta la massima esaltazione di fede con un sentimento che è molto vivo nella popolazione, che riunisce a comune l'intera comunità religiosa. La festa manna di Gallura, che quest'anno vede l'impegno sul campo del Comitato Fidali 1980, è l'evento più importante tra tutti i festeggiamenti che si svolgono nel corso dell'anno a Luogosanto. Il vespro, con rito del fuoco, l'accensione, l'offerta dei ceri votivi in programma l'ultimo giorno di novena introducono il momento più significativo delle celebrazioni in onore di Nostra Signora di Luogosanto, che domenica 8 settembre richiameranno centinaia di fedeli nella piazza della Basilica e nelle vie centrali del paese per partecipare alla consegna dei vessilli, alla processione col simulacro della Vergine Maria e alla messa presieduta dal vescovo di Tempi Ampuri, a San Roberto Fornaciari. La 796esima edizione della festa presenta come da tradizione un ricco programma che contempla gli spettacoli, le processioni, il caracollo, i riti fondamentali della festa, che prevede concerti, parate, balli, lotterie e molto altro. Il clou dei momenti musicali è previsto per domenica 8 settembre, quando in piazza Incoronazione alle 22 si esibirà il cantante di fama nazionale Fred De Palma. E ora siamo arrivati allo sport, non è ancora ufficiale, ma Gianluca Gaetano è un giocatore del Cagliari. Il trequartista ha già effettuato questa mattina le visite mediche a Roma e una volta firmato il contratto dovrebbe raggiungere i compagni impegnati lunedì pomeriggio a Lecce per la terza giornata di campionato. Salvo imprevisti dell'ultimo momento, potrebbe andare in panchina per la sfida contro i giallorossi. La formula è quella prevista, prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Per Gaetano ritorna a Cagliari dopo 3 mesi, era arrivato a gennaio in prestito dal Napoli collezionando sino a maggio 4 gol e un assist. È tutto per questa edizione, vi auguriamo un buon proseguimento di serata, arrivederci. TG Live, telegiornale regionale della Sardegna.